Buonasera ragazzi, benvenuti a quest'altro webinar organizzativo. Oggi ci sono io, non c'è il nostro mitico Giulio, quindi scusatemi per qualche gaffe se ci sarà, mi auguro di no. Vi presento ovviamente il nostro mitico professor Giovanni Bianco e diamo inizio al webinar dal nome Scopri la Polonia con Framora. Ma noi siamo mitici, Lucia, perché noi siamo di Massafra, made in Bassafra, e quindi è stato scritto il romanzo dagli Appennini alle Ande, e noi oggi dobbiamo scrivere da Massafra a Varsavia, e lo faremo con una guest star eccezionale, il nostro Framora, che a breve presentiamo. E quindi buonasera, buonasera a tutti dal prof Giovanni. Vi ha presentato Lucia. Per tutti coloro che si siano innamorati di lei, sto scherzando, possono sempre chiamarla al 351-635-5152 perché noi siamo per i rapporti diretti. E vai Lucia col succulento programma di oggi. Allora ragazzi, oggi parleremo del calendario, gli orari degli esami, Scopri la Polonia con Framora, test livello 1 e livello 2, la piattaforma delle lezioni che finalmente è pronta, la sessione strategica psicoprofessionale, gli upgrade appartamenti ed infine il vostro momento, quindi le domande di tutti voi corsisti. Sì, noi siamo l'università, quelli di Masseuropei, ve l'abbiamo detto più e più volte insieme al rettore, noi dispensiamo conoscenza e continuiamo a farlo, siamo quelli che andiamo oltre l'ascensione, perché noi siamo metafisici e quindi l'assunzione è soltanto un punto di partenza anziché un punto di arrivo, perché noi, il nostro obiettivo finale sono le relazioni di lavoro durature, con set branding for jobs. Oggi il prof ha raggiunto la sua stabilità con la polo della formica, la versione un po' più wine rispetto a quella di Cristiano, che tra un po' sfoggerà la sua polo rossa. E quindi leggiamo leggermente il calendario definitivo per tutti quanti i master. Ci vediamo a Taranto l'1 e 2 luglio, mentre per quelli del turismo il 2 luglio ci vediamo al Hilton di Lecce. Mentre in UK abbiamo il primo slot dal 10 al 31 luglio, il secondo slot dal 31 luglio al 21 agosto. Quelli della business stanno 2 settimane, quelli della eco stanno 1 settimana. In Polonia dal 1 al 31 ottobre, quelli della business dal 1 al 30 settembre. Subito dopo verranno calendarizzati i mastermind di Dublino e Bruxelles. E quindi abbiamo già visto come ci muoviamo tutti quanti a casa mia il 1 luglio, e quelli del turismo poi nel pomeriggio si trasferiscono con la nostra navetta al Hilton, dove alloggiano e il giorno dopo tengono le lezioni con il professor Giancarlo De Venuto, mentre tutti gli altri rimangono a Taranto. La didattica il 1 luglio si tiene alle ore 10, si fa l'esame, dalle ore 11 alle 13:15 si fa la lezione con il sottoscritto, e nel pomeriggio c'è la lezione con quelli di ImprovisArt, il nostro pedagogista Fabio Musci, che quindi terrà la sua lezione, e dopo la sua lezione dovrete scegliere se partecipare al corso di livello 1 o corso di livello 2, che andremo ad allestire in maniera definitiva in Polonia, a Varsavia, dal 4 all'8 ottobre. Il 2 luglio le lezioni cominciano alle 10, finiscono alle 12:15, poi c'è una pausa pranzo, dalle 13:45 alle 16 c'è la seconda lezione. Mi ricordiamo che oggi è la deadline delle deadline, il 31 maggio, cioè proprio oggi. Il termine per comunicare se venite a Taranto e o a Lecce ai fini della prenotazione dell'alloggio. Dopo questo termine, senza la vostra indicazione, l'alloggio è a vostro carico. E quindi la guest star di oggi, Framora, che ci aiuta a conoscere la Polonia. Noi siamo tutti innamorati della Polonia, ma come innamorato lui è difficile da trovare, soprattutto uno YouTuber così appassionato ed entusiasma. Ciao Framora, accendi la tua telecamera ed entra a Ciao far parte Giovanni, ciao a tutti. adesso.
Framora, che significa questo acronimo? Beh, è un acronimo difficilissimo perché è praticamente l'abbreviazione del mio nome e cognome, Francesco Morabito, quindi non è troppo difficile da ricordare. Comunque, grazie per l'invito, grazie per la grandissima presentazione. Sono molto felice di essere qui con voi. Sei un innovatore, infatti al test sei uscito giraffa e ti abbiamo regalato la shopping bag. Ti ritrovi? Molto bella, molto carina. Sì, assolutamente. Penso Anche sia. molto innovativi e sei stato anche un esploratore innovatore andando a scoprire la Polonia e poi tanti altri posti di cui ci parlerai. Ho estrapolato questa foto dal tuo profilo Facebook per Ecco. presentarti. Tutto come youtuber professionista, che ci puoi dire a Sì. riguardo? Allora, riguardo di questa foto posso dire che quando uno vuole iniziare a fare YouTube, deve iniziare senza troppe scuse, perché come vedete in questa foto io ho iniziato con un cellulare e delle lampade che costano pochissimo, su un divano con un microfono da 10 euro. E quindi se volete iniziare, iniziate con quello che avete e poi man mano diventate più professionisti. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire. Sì, tu Sì. qual è la tua nicchia, Framora? La mia nicchia, allora, beh, al momento la mia nicchia ovviamente è prevalentemente la Polonia, nel senso, il mio canale poi a livello più grande racconta viaggi, racconta più che viaggi esperienze di vita, perché quello è un po' il senso del mio canale. Io prima di venire a vivere in Polonia avevo fatto un'esperienza di vita in Argentina, poi ero andato in Kenya, sempre a vivere, a lavorare, dopo sono venuto in Polonia, quindi un po' quello, nel senso, il mio è più Si mandare può dire che messaggi. la tua nicchia è un po' travel in the world? Sì, io voglio viaggiare un po' in tutto il mondo, far conoscere le culture, far conoscere le tradizioni, addentrarmi. A me piace viaggiare, quando viaggio farlo immergendomi nelle storie, nelle culture. Per quello poi sono tanto appassionato, ad esempio, della Polonia, perché mi ho studiato tanto la storia, e quando studi la storia di un paese riesci a comprendere molto di più, riesci a comprendere le persone perché si comportano in una determinata maniera, quindi riesci ad andare oltre, no? Tanti stereotipi che magari tante persone hanno. Ad esempio, tante persone, no, si immaginano i polacchi come persone fredde, persone antipatiche, che non è la realtà. Cioè, se tu parli con i giovani, i polacchi non sono per niente così. Quando incontri magari negli uffici gente magari un po' più adulta, la trovi quello molto antipatico, soprattutto negli uffici, perché hanno avuto un'impostazione comunista, sono cresciuti in quel periodo lì. E quindi quella è l'impostazione che gli hanno dato. Non è che i polacchi sono antipatici, però per capire queste cose qui devi conoscere la storia del paese. Oltre a YouTuber professionista, a livello professionale, hai trovato lavoro in Polonia. Il trovare lavoro in Polonia è uno dei nostri temi che sta più a cuore. Che ci puoi dire a riguardo, Framora? Allora, io posso dire che ovviamente ho visto ultimamente un grafico che faceva vedere che la Polonia era attualmente il paese in Europa con il minor tasso di disoccupazione, quindi seguito poi dalla Repubblica Ceca, quindi questo è già una grande cosa. La cosa in più che aggiungo è che non è che solo il fatto che in Polonia trovi lavoro, perché io in Italia lavoravo, io comunque ho una bella laurea perché sono laureato in chimica, lavoravo in una bella azienda aerospaziale, quindi un'azienda anche figa. Il problema è che cioè, l'azienda era bellissima, facevo cose bellissime, però l'ambiente era rimasto agli anni 60, era un ambiente vecchio, con persone di una certa età, con zero stimoli. Invece in Polonia sono voluto venire qui non perché non lavorassi in Italia, ma perché qui è proprio un ambiente diverso. Quindi le aziende sono tutte aziende giovani, un sacco di giovani da tutta Europa, sono quelle aziende dove ti ritrovi nel salotto a giocare alla PlayStation. Che organizzano il venerdì magari l'uscita, andare a fare la degustazione di birra, quindi sono proprio aziende giovani. E per un ragazzo è un'altra cosa, non stare in ufficio 8 ore con gente di 60 anni che parla di figli o nipoti, o piuttosto stare con giovani del tuo Europa e divertirti. Ma a me sembrava di stare in Erasmus, poi vabbè, adesso sono a casa per questa situazione del virus, però la situazione in Polonia lavorativa è molto bella. Ok, quindi da buon chimico hai cercato di creare una nuova alchimia e quindi in queste ampolle hai messo un po' di te stesso, innovatore, esploratore e un po' di Polonia.
E da cosa è nata cosa, per cui hai trovato lavoro in Polonia, hai sviluppato la tua attività di youtuber professionista e poi addirittura hai avuto la cattedra di Media Research a Web Marketing a Master Europei. Ci puoi spoilerare un pochino il tuo corso, Prof. Morabito? Allora, innanzitutto voglio dire che sono molto contento di questa cattedra perché uno dei miei sogni è sempre stato insegnare. A me sarebbe piaciuto tantissimo insegnare alle superiori, magari lo farò in futuro, però ho sempre pensato, no, di sarei andato a insegnare chimica, scienze, matematica, non avrei mai pensato di andare a insegnare YouTube, un corso di web marketing, ma sono ancora più felice di questo perché alla fine mi appassiona di più questi argomenti rispetto alla chimica e quindi sono molto felice di questa opportunità. Nel corso parlerò in generale, no, di YouTube come motore di ricerca, il perché è importante YouTube, soprattutto perché chi ha un'attività dovrebbe investire, secondo me, tanto su YouTube. Tanti magari pensano molto di più attualmente a Instagram. Secondo me, come poi farò vedere durante il corso, anche per quanto riguarda i dati, YouTube è molto più importante di Instagram, perché YouTube ti dà l'opportunità di essere ritrovato tramite proprio un motore di ricerca. Per anni su Instagram non è così, e quindi per posizionarti YouTube è un grandissimo mezzo. Quindi parleremo un po' di questo e poi della mia esperienza personale. Io ho sempre imparato che per imparare veramente le cose devi impararle da chi le fa, non solamente da chi le pratica. Vi faccio un esempio: se uno è un dietologo ma è grasso, io non ci andrei mai, non perché non sappia la dieta, perché magari anche il dietologo me la sa anche scrivere la dieta, ma se lui non applica quei principi lì su di sé, è poco credibile. E quindi questo è un po' il mio principio. Io vi posso spiegare YouTube perché lo faccio seriamente da diverso tempo, lo sto facendo con passione, ci impiego tantissimo tempo e quindi penso che posso veramente darvi tante informazioni riguardo a quel mezzo lì. E quindi teoria e pratica, chi ci capisce, un po' come se Montemagno venisse a Master Europei e facesse la lezione. Solo che il nostro Montemagno, grazie a Dio, abita direttamente a Varsavia e quindi a settembre può tenere le sue bellissime lezioni alla cattedra di Media Research alla Vistula. E quindi cominciamo a parlare di qualche argomento che può interessare alla nostra audience di studenti affamati e ghiotti di conoscere la Polonia. Qui in questo video hai parlato di cinque motivi per cui si vive meglio in Polonia. Ne possiamo vedere qualcuno interessante e poi rimandiamo al video i nostri corsisti. Sì, vabbè, uno l'ho già detto che praticamente il lavoro, quindi il fatto è qui, Innanzitutto sì. qua da questa slide sembra che in Polonia il Framora diventa più giovane e in Italia si diventa più anziani. Com'è il fatto? È esattamente quello che ho detto, no, prima. Io ho visto il paragone nell'ambito lavorativo. Io lavoravo, come ho detto, in Italia, in un'azienda che era un'azienda bellissima, è un'azienda internazionale che lavorava collabora con la NASA, con la Cina, quindi non era una piccola impresa, però era proprio l'ambiente che era vecchio, è rimasto indietro, mentre in Polonia è un ambiente molto più giovane, molto più moderno e vedo che continua comunque a crescere, a evolvere. Quindi per questo E poi in generale questa cosa qui si può espandere a tante cose, ai mezzi di trasporto che funzionano benissimo, che sono precisi al minuto spaccato, ne passano in continuazione. Il fatto che puoi prendere il biglietto dentro il pullman, pagarlo con la carta, addirittura in alcuni posti non ti danno neanche più il biglietto, ma il biglietto ce l'hai proprio sopra la carta. Mi è capitato a Wrocław, a Breslavia, che non ti danno neanche più il biglietto di carta, cioè dentro la tua carta di credito hai il biglietto del pullman, per dire. In Italia, almeno a Torino, non puoi neanche comprarti il biglietto sopra il pullman, quindi è una differenza enorme. Altri motivi, non so, la sicurezza è una cosa che a me piace tantissimo della Polonia, la sicurezza che si respira in città è qualcosa di fantastico, la pulizia, non so, il fatto che ci sono tantissimi parchi, è molto bello, quindi sono tanti motivi, andate a vedere il video Anche le ragazze possono circolare tranquillamente di notte, confermate Sabrina e Lucia, voi che avete vissuto in Sì, Polonia. confermo. Sì, Senza confermo problemi, anche agli orari più assolutamente. assurdi. Sì, Sì, è vero. sta veramente Tre tranquillo questo piccole argomento. mie. Ok, e quindi sei innamorato di Varsavia?
Noi a Varsavia teniamo quasi tutti i corsi, anche noi siamo innamorati di Varsavia. L'anno prossimo tutti i corsi terranno a Varsavia. Hai fatto diversi video su Varsavia, perché ci dobbiamo innamorare di Varsavia, Framora? Allora, io sono, penso di essere poi anche magari esagerato. Il mio, dico sempre, è stato un amore a prima vista con Varsavia. Sono arrivato la prima volta nel 2013 e mi sono subito innamorato. Mi è stata una cosa a pelle proprio, non riuscivo neanche a capire il perché. Ho detto, in quella città ci voglio vivere. Poi sono andato a viverci un po' dopo, però ho sempre questo sogno. A me piace tantissimo in generale la cultura polacca. Anche le persone, io le apprezzo molto, sono persone molto umili, con cui mi ci trovo molto bene. Le città sono stupende. Varsavia, nello specifico, è la mia città preferita. Io, come ho detto, perché mi piace conoscere la storia dei posti. Una Quando ho cosa da visitare a conosciuto Varsavia per i nostri studenti. il centro storico, come si vede qui, è la mia parte preferita della città, che è stato tutto ricostruito, ma non per questo meno bello, anzi, è legato a una storia bellissima, la storia della rivolta di Varsavia, che ho fatto anche un video relativo a quello, dove spiego il perché il centro storico è stato distrutto, è stato poi ricostruito con grande, grande amore dalle persone polacche, quindi per quello è patrimonio Sì, è dell'UNESCO ed è una cosa bellissima. le macerie che sono rimaste per ricostruirlo. Questo dal punto di vista della simbologia è molto importante, No, è una almeno secondo cosa. Sì, no, 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 esatto. Un posto bellissimo a Varsavia è il Parco Łazienki, è un parco reale veramente magnifico. Un altro posto, che è diventato un po' il simbolo di Varsavia, il Palazzo della Cultura e della Scienza, ormai è legato anche lì a un periodo storico della Polonia e di Varsavia, dell'occupazione comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Volevano buttarlo giù, fortunatamente non l'hanno fatto perché secondo me è un palazzo stupendo e quindi ci sono tante cose. Ho fatto un video poi proprio specifico in cui dico la mia top 7 di Varsavia, quindi consiglio di guardare quel video lì perché do veramente tante informazioni utili e i belle. ragazzi già si stanno ingolosendo. Una ventina dei nostri ragazzi andranno a Wrocław, che gli italiani chiamano Breslavia. E quindi c'è un video pure per loro, vero, prof? Sì, allora io devo dire che io sono innamorato di Varsavia, non la cambierei con nessun'altra città, ma se dovessi dire la città più bella della Polonia, secondo me proprio esteticamente per me è Breslavia, la città più bella. C'è la piazza centrale col municipio che è uno degli edifici più belli che io abbia visto in tutta la mia vita, veramente stupendo. Quindi Breslavia è una città veramente bella, cioè il fatto particolare, uno degli gnomi sparsi per la città. Quindi anche questa cosa è legata anche qui a un periodo storico, no? Era un segno di protesta contro il regime comunista, ha tante isolette, perché è ricca di ponti, Breslavia con tante isolette, nello specifico ce n'è una molto bella che è chiamata l'Isola dell'Amore, dove c'è un lanternaio che la sera fa accendere le lampadine a una, come si faceva una volta. Quindi è una città veramente bella, per me la più bella della Polonia. Sì, spassionatamente il prof Giovanni vi invita a vedere come primo posto il Rhener, cioè la piazza centrale, la piazza del mercato, che almeno per il mio gusto è veramente magica ed incantevole. E poi insieme al nostro team, tra settembre e ottobre andremo a organizzare due gite, quindi spendiamo qualche parola per Danzica e per Cracovia. Anzi, proprio oggi è uscito il video su Cracovia, vero? Qua siete stati bravissimi perché è uscito un'ora fa praticamente, alle 5 è uscito Ma questo noi video siamo qua. sempre sul pezzo, prof. Sì. E Cracovia sono andato la scorsa settimana, 2 settimane fa. Cracovia è un'altra città importantissima, forse adesso non so, non vorrei dire una stupidaggine, dovrei vedere i dati, ma credo sia una comunque delle città polacche più visitate. Più che altro anche per la vicinanza con Auschwitz, un posto che comunque attira molti turisti. E quindi Cracovia è sicuramente una città da vedere, perché è stata la prima capitale della Polonia, c'ha il castello, la cattedrale in cui venivano incoronati i re, anche una storia poi legata appunto alla vicenda ebraica molto importante da conoscere. E quindi sicuramente, è una visita che va fatta, è una gita che va fatta. Anche lì guardate il video così quando andate siete già preparatissimi, sapete tutto
sulla città, sulla storia, cosa vedere, cosa mangiare e via dicendo. Su Danzica, che possiamo dire? È sul mare, quindi per tutti gli appassionati del mare che vogliono continuare a vedere il mare possono trasferirsi a Danzica, vero, prof? Danzica ha anche una città stupenda. Qui avete messo ovviamente queste qua sono le più belle. Secondo me Danzica è una delle tre più belle, secondo me è ancora più bella di Cracovia, almeno personalmente. A me piace tantissimo Danzica. È sul mare. Poi da Danzica è anche qui, se vogliamo parlare dal punto di vista storico, è il posto in cui è iniziata la Seconda Guerra Mondiale, quindi anche lì bisogna andare a vedere quel posto lì. È il posto in cui è iniziato il movimento Solidarnosc, un movimento molto importante per quanto riguarda la caduta del comunismo in Polonia. Quindi è stata una città veramente importantissima, era importante nel quando era, XVI secolo per la Polonia. È collegata al mare, tra l'altro da Danzica si possono visitare altri paesini, tra tutti Sopot. Sopot è praticamente la perla del Mar Baltico polacco, dove tutti vanno a fare festa, vanno a fare addio al nubilato, addio al celibato, un sacco di party. Quindi, come? È come Rimini, Sì, più o meno francese. non esageriamo, però è comunque da andare. Secondo me, una volta che siete a Danzica, è vicinissima, cioè da 20 minuti andate a Sopot, e lì c'è anche una bella spiaggia proprio dove prendere il sole. Se siete fortunati, perché solitamente sul Mar Baltico fa abbastanza freddo, io non sono riuscito a farmi il bagno e non sono riuscito neanche a togliermi il giubbotto, perché per me faceva abbastanza freddo, però comunque vale la pena visitarla. Ottimo, mi sa che i nostri corsisti sono già venuti l'acquolina in bocca, per cui ti invitiamo a fare l'appello, a guardare i video sul tuo canale e iscriverti. Vai, prof! Allora, ragazzi, cosa posso dirvi? Vi ho fatto vedere, vi ho detto un po' di cose che potete trovare sul mio canale. Attualmente ci sono tantissimi video per quanto riguarda la Polonia, tantissime città. Oltre quelle qua citate, ce ne sono tante altre, ad esempio Torun, un'altra città molto carina, che è la città in cui è nato Niccolò Copernico. E quindi, una volta che poi sarete in Polonia, approfittatene, viaggiate il più possibile, visitate tante città. Trovate anche dei video per quanto riguarda le differenze tra Italia e Polonia, quindi delle differenze simpatiche che magari vi capiterà, no, di scontrare una volta che vivrete in Polonia, ma non troverete comunque solo video della Polonia, ci sono anche video più in generale, trovate video sulla Patagonia argentina, su Creta, video sull'Italia, sulla Thailandia. Quest'estate andrò in Costa Rica, quindi vi troverete video anche sulla Costa Rica, quindi iscrivetevi al canale. È stato bello, no? E Questo, soprattutto cosa sul dici? canale troverete cosa troveranno, prof? Sul canale troverete le bellezze del mondo, e tanta Troverete ispirazione di soprattutto vita. Framora e la Ah, beh, sua gloriosa certo. Virginia. È questa la risposta. Ah, dai, ho bocciato. Promosso prof, promosso come youtuber. Grazie mille, prof Framora. Per il tuo entusiasmo, per il tuo amore per la Polonia e per darci una mano ad aiutare i nostri studenti del web marketing a crescere nel media research, a tutti gli italiani per conoscere la Polonia, quella nuova, quella che vuole evolvere e che vuole scoprire un nuovo modo di vita più moderno e più europeo. Grazie mille ancora per Ciao l'invito, è e stato un invito tutti piacere. A presto. Invito tutti quanti a iscrivervi al canale di Framora. A breve mettiamo in chat anche il link del canale. E comunque, se avete problemi con il link, basta andare nella buchetta di Google, scrivere Framora e arrivate al suo canale perché lui è un YouTuber che ha tantissimi, tantissimi follower ed ora anche master europei come follower. Ciao Framora, Ciao, ciao grazie per ancora, ciao. tutto. Andiamo avanti, ragazzi. Vi ricordiamo di fare il test se siete di livello 1 o livello 2 e quindi se preferite aziende tipo gerarchico fondate sul conflitto oppure aziende fondate sulla relazione e che cercano di sperimentare sempre cose nuove.
Dal 20 stiamo cercando di monitorare le percentuali, sembrerebbe che il 30%, 33% sia di livello 1 e il 70% di livello 2. In realtà noi pian piano poi andremo a scremare e a creare due gruppi, perché secondo noi sono 30 di livello 1, 30 di livello 2 e poi c'è mezzo e mezzo. Sono dei finti livelli 2, ma comunque sarà oggetto di un'indagine di ricerca. Vi ricordo che prima di arrivare il 1º luglio a Taranto facciamo due slot di lezione con il professor Fabio Musci, per cui uno è il 14 giugno dalle 18 alle 20:15, l'altro il 21 giugno dalle 18 alle 20:15. Gli argomenti sono rispettivamente la cultura aziendale ed il livello 1, perché a Taranto poi dal vivo fate con le tecniche di improvvisazione il livello 2. Subito dopo poi sceglierete se appartenere al corso di livello 1 oppure 2, e in Polonia dal 4 all'8 ottobre si tiene l'intero corso, e poi l'ultimo giorno si terrà l'esame, che è individuale per il livello 1 e di gruppo per il livello 2. E quindi, siccome oggi Paola è assente, chiedo a Lucia, che ha fatto pure lei il web marketing, di descrivere il nostro gioiello, il portale studenti. Vai, Lucia. Eccoci, sì ragazzi, questa è la nostra punta di diamante, il vostro portale studenti. All'interno di esso troverete tutte le lezioni di tutti i corsi che avete seguito e state seguendo. Ovviamente verranno sempre aggiornate di volta in volta le lezioni. Qualcuno di voi ha anche chiesto, ma sul portale non ci sono ancora le lezioni. Ragazzi, state tranquilli perché comunque pian piano i nostri brevissimi Momo e Paola andranno a caricare tutti i contenuti su questo portale. Vi ricordo che vi è stata inviata una mail con le credenziali per accedere. Se dovesse avere qualsiasi tipo di problematica, in basso a sinistra solitamente del portale trovate la mail di Momo e lui saprà aiutarvi, per qualsiasi tipologia di problema. Ringraziamo Momo e Polly per il grosso lavoro profuso per questo gioiello. È veramente un portale sontuoso in cui le lezioni vengono addirittura spezzettate, e questo è il lavoro aggiunto. E quindi ognuno si può andare a rivedere proprio le parti che più gli interessano, perché noi faremmo ancora più velocemente se caricassimo la lezione tutta intera, mentre amiamo lavorare di fino, soprattutto per la didattica, perché l'università, oltre che ricerca, è fatta di didattica, e noi vogliamo fare didattica di qualità. E con Paola, la nostra Banking Ambassador, andiamo a vedere l'ultima lezione che ci aspetta prima di entrare in aula, vero, dottoressa? Esatto, buonasera ragazzi, buonasera prof. Si sono concluse le lezioni di Ma business facciamo anche vedere planning. della No, niente, polo. ah, sì, la polo del cane, che è il segno che mi caratterizza in particolare. È molto bella. Oggi, prof, tu hai la polo invece della formica. Ti senti più laborioso magari oggi. E Tanto. ritornando al finance and banking, come stavo dicendo, si sono concluse le lezioni il 17 maggio di business planning col professor Buscicchio, il 24 maggio valutazione delle garanzie col professor Brigante. E cosa ci aspetta nel prossimo slot? Abbiamo il 7 giugno e l'8 giugno trading online con la professoressa Rosita Maria Fornari, con i seguenti orari: il 7 giugno dalle 17 alle 19:15, l'8 giugno dalle 18 alle 20:15. Segnatevi questi orari, però poi ve lo ricorderemo noi nel gruppo, quindi non vi preoccupate. Da vedere assolutamente anche per gli altri master, perché chi ha fatto un pensierino per avere un'entrata extra, il trading potrebbe essere una buona idea. Quindi vi aspettiamo il 7 e l'8 con Rosita Maria Furnari. E aspettando Colchester, ormai ci stiamo preparando, stiamo aspettando di entrare in green, aspettiamo di entrarci, secondo me, nella seconda metà di giugno. Tutto sembra procedere per il meglio.
E quindi in attesa ora di contattare gli English Ambassador, c'è ritualmente la nostra Sabrina che vi ricorda tutte le questioni amministrative legate al master. Vai colmamento, Sabrina. Buonasera, sì, ormai lo sanno tutti che è possibile effettuare il pagamento per chi ha ricevuto la borsa di studio, ormai sono arrivati i soldi anche a quelli della quinta fascia graduatoria della regione, quindi se vi serve l'IBAN potete contattare o me o Lucia e procedere al pagamento e una volta effettuato il pagamento dell'intero costo del master potete anche richiedere la fattura, quindi per qualsiasi motivo potete contattarmi o contattare Lucia. Ottimo, ecco Cristiano, vediamo velocemente qual è l'ultima lezione di HR a giugno. Eccomi qui, ciao a tutti. Allora, la prossima e ultima lezione per il momento, almeno l'ultima lezione online di HR, è proprio venerdì prossimo, il 4 giugno, dalle 18 alle 20:15, con la professoressa di Strategy che avete conosciuto lo scorso venerdì. Sì. E qui è la foto di Maria Luisa, appena diventata ricercatrice all'Università di Bari, quindi le diamo calorosamente il benvenuto. Cristiano, quando è il prossimo webinar? Allora, il prossimo webinar è giovedì 10 giugno alle ore 18, quindi vi invitiamo a seguirci il 10 giugno, appunto. Quindi, visto che hanno aperto le gabbie, ci prendiamo una piccola pausa e ci rivediamo il 10 giugno, quindi esattamente tra una decina di giorni. E anche a nome dell'English Ambassador puoi fare questo appello, vero Sì, Cristiano? ragazzi, come sapete, il prossimo mese, quindi nel mese di giugno, ci sarà l'ultima attività di Whip Jobs per quanto riguarda la porzione online del master. Quindi mi raccomando di prenotarvi alla call di utilizzazione del CV in lingua inglese e prima di prenotarvi, entro il 4 giugno dovete inviare una bozza del vostro curriculum in lingua inglese a Marta e Laura, trovate gli indirizzi email sulla slide. Adesso Lucia invia sul gruppo, insomma, invia nella chat del webinar il link a cui prenotarsi per effettuare le ottimizzazioni one to free. Quindi all'interno di questa attività ci saranno uno di noi di Whip Jobs, quindi me, oppure Andrea, oppure Sara, oppure Nicola. E successivamente ci sarà uno dei due English Ambassador e vi guideremo a migliorare il vostro curriculum in lingua inglese. Ottimo! E vi ricordiamo che nell'ultima decade di giugno vi aspettiamo per l'esame di inglese orale. Quindi qui c'è la nostra Marta che ci ricorda come funziona l'esame, vero Marta? How Certo, are you? ciao a tutti. Sto bene, grazie. Ok, quindi vi voglio come sempre ricordare degli esami d'inglese e proprio oggi i docenti ci hanno detto che entro 9 giugno ci daranno le date precise degli esami, quindi appena le abbiamo vi diciamo. Tra un po' cominci ad esordire anche come prof, vero Marta? Diventi professoressa inglese, master of degree. Vediamo. Stai preparando? Sì, sto preparando per la mia prima lezione di inglese di Master Europei, perché prima insegnavo in altri posti. E ora ti tocca insegnare anche a master europei. Ripetiamo che l'esame di inglese è obbligatorio, quindi per il General English abbiamo un esame orale di 20 minuti a testa, per il corso Cambridge 20 minuti per coppia, e fine del voto si tiene conto solo dell'esame orale, vero Marta? Esattamente così. Ho detto bene, benissimo. E poi vi aspettiamo per il 1° luglio per fare l'esame telematico sul software exam.net. 15 test a risposta multipla, l'esame dura 15 minuti, la sufficienza è 9 quindicesimi, il massimo del voto è 15 quindicesimi e poi va rapportato al voto polacco. Avete tempo fino ad oggi se fare l'esame in zona comfort e quindi farvi verbalizzare soltanto la sufficienza il 18, il 3 in voto polacco.
anziché svolgere l'esame a condizione che abbiate frequentato il corso. Per chi vuole rischiare di avere un voto più alto, viene il 1° luglio, fa l'esame e quindi se prende un voto più alto rischia, tra virgolette, di prendere anche un voto più alto all'esame, sul diploma, perché il voto di specialistica va a impattare almeno un terzo sulla media che vi troverete nel diploma del master. E quindi dovete scegliere comfort tradizionale, cioè entro oggi senza alcuna scelta, significa che noi presumiamo che lo vogliate fare in maniera tradizionale. Vi ricordo in queste slide che il voto va ad impattare poi sul voto finale del diploma. I nostri psicologi sono a vostra disposizione per aiutarvi a vincere l'ansia d'esame, se avete intenzione di fare l'esame. E questa parte la saltiamo, questa abbiamo già spiegata. E per chi fosse interessato, per tutte le materie extra rispetto al proprio master, siamo disponibili a rilasciarvi il certificato tradizionale oppure quello colorato da mettere su LinkedIn, a condizione che ci pagate la fee amministrativa di 50 euro. Vi ricordiamo anche il corso di polacco tenuto dal lettore Daniel Simoni, cominciamo proprio il prossimo mese, quindi la prossima volta ne parliamo nel dettaglio. Vogliamo creare qualche classe perché chi soprattutto è intenzionato a lavorare in Polonia potrebbe trovare utile già partire con i primi rudimenti di polacco. Conoscete già l'iniziativa, le prime due lezioni, vediamo il regalo. Se volete continuare a fare le altre quattro, c'è il pagamento di una fee amministrativa di 50 euro. E allora siamo con Laura, vediamo se c'è Laura, la nostra English Ciao a Ambassador. tutti, Ricorda ciao succede bro, in UK. Che bel sole che si è stampato proprio sul un tuo volto, eh? po' di sole. Allora, per quanto riguarda l'accommodation UK, vi ricordo che l'alloggio in famiglia, avete colazione e cena inclusi, e in caso di esigenze alimentari potete aggiungere comunque un pagamento di 25 sterline settimanali e avrete comunque diritto a ulteriori alimenti e prodotti in più. Le lenzuola e le asciugamani sono fornite dalla famiglia e avrete diritto all'uso della lavatrice una volta a settimana. Vi ricordo comunque di comunicare a me o a Marta l'acquisto dei voli, se avete già acquistato i voli, sia di andata che di ritorno, e le vostre intenzioni per la partenza e anche il ritorno, in modo da organizzare il transfer. Quindi vi raccomando, contattateci. Ok, e proprio entro oggi possono ancora accaparrarsi l'offerta per gli upgrade di maggio, vero Laura? Vediamo un po' i prezzi. Allora, per quanto riguarda il primo slot, potrete acquistare e fare un upgrade per una settimana in più al costo di 400 euro, 2 settimane 750 euro, 3 settimane 990 e 4 settimane 1190. Mentre per quanto riguarda il secondo slot, potrete acquistare una settimana in più a 400 euro e 11 giorni a 555. Anche per questo contattateci sempre. E da domani c'è un ritocco verso l'alto dei prezzi. La prima settimana rimane inalterata, 400 euro. Vediamo gli altri prezzi, Laura. C'è un blocco. Marta, ci sei? Sì, dalla seconda settimana invece il prezzo sale un po' a 700 euro. Si è C'è un bloccato? problema? Riparti di nuovo, Laura. Vai. Ok, allora, qui ho detto 2 settimane a 790 euro, 3 settimane 1140, 4 settimane 1450 euro, mentre per il secondo slot una settimana rimane sempre a 400 euro e 11 giorni 655 euro. Questo a partire da domani. Ok, quindi per chi ancora è deciso, si affrettasse, salvo che vogliate fare una sola settimana, che costa uguale sia in questa offerta che in quella successiva. Con Cristiano vediamo a gentile richiesta la questione delle SIM, che è stata curata da Sara, che fa parte del team di WeJobs, che vi aiuterà a trovare lavoro soprattutto in Polonia, perché lei parla polacco, è una ragazza giramondo e quindi ha fatto una ricerca sulle SIM. Oggi assente perché è andata a farsi il vaccino.
Vai. Sì, eccomi qui ragazzi, quindi abbiamo effettuato con Sara sono state effettuate delle ricerche e praticamente molti di voi hanno chiesto per quanto riguarda la possibilità magari di poter chiamare i genitori attraverso un approccio tradizionale o utilizzando la linea internet. Abbiamo fatto queste ricerche e abbiamo rilevato che le migliori SIM da utilizzare in Inghilterra sono le Parabox e Smarty. Vediamo adesso nella prossima slide nello specifico le caratteristiche di ciascuno di queste SIM. Allora, qui credo che la slide sia un attimino problematica, però comunque riusciamo a vedere che c'è questa Lebara che diciamo costa 5 sterline, quindi 5 pound al mese, soltanto che questa SIM ha bisogno di essere richiesta circa 3 oppure 5 giorni prima del momento in cui deve arrivare. Quindi nel momento in cui le English Ambassador, ad esempio, vi comunicano quale sarà la vostra famiglia, voi già potete richiedere la SIM e comunicare l'indirizzo della famiglia. In questo caso ci sono 1000 minuti e 1000 SMS e ovviamente ci sono anche 100 minuti internazionali, quindi potete chiamare in Italia, una ricarica automatica, una velocità dati di 20 MB al secondo, il roaming gratuito nell'Unione Europea e ovviamente chiamate gratuite. Se molti di voi utilizzano questo operatore, possono chiamarsi gratuitamente tra di loro in UK e hanno quindi anche un'applicazione. Inoltre ci sono altre due offerte che sono Smarty e Voxy. La prima costa 6 pound al mese, ha minuti limitati, SMS illimitati e 4 giga. Qualora aveste bisogno di una maggiore quantità di giga internet, potete usufruire della promozione a 7 sterline, quindi 10 giga, minuti limitati e SMS illimitati. Qui non c'è nessun controllo del credito, c'è una velocità c'è la tecnologia 4G e c'è il roaming gratuito nell'Unione Europea. Poi c'è infine l'ultima possibilità, quella Voxy, che costa 10 pound, sono 6 giga di traffico, minuti limitati, SMS illimitati, la possibilità di caricare automaticamente il credito, utilizzare il cellulare nell'Unione Europea e la possibilità quindi di utilizzare l'infinito social media. Quindi nel caso in cui aveste un'offerta italiana che non vi permetta di usufruire del traffico dati oppure del traffico telefonico in Inghilterra, potete optare per una di queste tre offerte che vi permetteranno di poter chiamare i vostri parenti, amici o comunque rimanere sempre connessi. Io personalmente ho Iliad e con Iliad sono riuscito senza problemi in Inghilterra, in Polonia, lo utilizzo tuttora, però ovviamente ciascuno di voi sappiamo che ha esigenze e operatori diversi. Tenendo conto che l'Inghilterra ha fatto la Brexit e quindi è fuori ora Sì, dall'Unione Europea, però con Iliad, ad esempio, comunque continua a esserci dipende quindi dagli traffico. accordi dei Sì. singoli operatori con gli operatori che si trovano oltremanico. Ovviamente, se avete bisogno di informazioni più dettagliate circa queste tre offerte, potete contattare Sara, non oggi che è assente, magari nei prossimi giorni, e lei vi saprà delucidare meglio circa queste offerte. E quando diventeremo anche noi compagnia telefonica potrete contattare noi di Sì, Master diventiamo Europei. una compagnia Sì, telefonica di Master Master Europei. Europei, Travel and Phone in the World. E con Sabrina, la nostra Tourism Ambassador, andiamo a vedere che cosa ci aspetta, dulcis in fondo nel turismo. Chi c'è? Chi c'è, Sabrina? Domani abbiamo l'ultima lezione con il professor Antonio Jazzi di marketing territoriale. I ragazzi lo hanno già conosciuto un paio di settimane fa, quindi facciamo la lezione conclusiva online e poi ci spostiamo tutti in presenza in Polonia per le prossime lezioni di turismo. O meglio, prima abbiamo la lezione a Lecce e poi in Polonia. Benissimo, è il nostro polo, come vedete, qui campeggia la giraffa e qui campeggia la laboriosa formica alla ricerca della stabilità. Anziché mettere la maglia di Maradona, vestitevi voi stessi. Questa polo parla di voi, del vostro talento professionale, della vostra Power World. E in più abbiamo le shopping bag che hanno avuto molto successo, sono piaciute parecchie anche a quelli dello staff che ora fanno sempre la spesa o portano il laptop, il computer lì dentro. Come vedete, ora le magliette, le polo sono associate alla shopping bag. E quindi con Lucia andiamo a vedere dove trovarle sullo store e quali sono i prezzi definitivi.
Se voglio comprare una polo, quanto mi costa ora? Ho prezzo definitivo ormai. Definitivo ormai, ragazzi, quindi una polo costa 39 euro, due polo invece 63. Sì, le polo a un certo prezzo perché abbiamo preso la più alta qualità, quindi cotone 100%. E come vedete, il logo della formica è proprio cucito con la È proprio cucitrice. ricamato, ragazzi, non si tratta di una E stampa. anche il logo dietro, se si vede, è ricamato. E quindi abbiamo usato i migliori materiali e le migliori tecniche di cucitura perché noi ci teniamo a fare delle polo durature che sono congruenti con la nostra filosofia delle relazioni durature. Prezzo definitivo del shopping, qual è, Lucia? Abbiamo il prezzo di 12 euro per le shopping, quindi anche queste le potete acquistare in base al vostro segno o in base, insomma, a quella che vi piace di più anche. E più la proposta bundle, Bundle. definitiva, potete prendere entrambi i prodotti. Prodotti, quindi una polo più una shopper a 39 euro, due polo più una shopper a 60 euro. Sì, la proposta bundle praticamente è identica a quella Ed è Apple, tanto che ti compri anche la shopper. esattamente. Poi è molto comoda, quindi È sempre con Lucia che ha fatto già il master in web marketing. Vediamo qual è l'ultima lezione che ci attende, quella online, perché poi finalmente si entra in aula magna. esattamente. Quindi i ragazzi incontrano il prof Kafla il 9 giugno dalle 18 alle 20:15 per la lezione di Accessibility and Usability of Website. Quindi E avremo la seconda parte. così imparano a fare il sito su WordPress. Due parole per la sessione strategica che noi regaliamo a tutti coloro che acquistano o una polo o una shopper oppure il bundle. Vero Paola? Vero dottoressa Certo. psicologa Abbiamo della ricominciato con. Esatto, psicologi, quindi pronta per strizzare i cervelli, sto scherzando, le nostre, sì. sì, stavo dicendo, prof, ricominciato con le sessioni strategiche che, come sapete, vi ricordiamo, si basano su Edgar Schein e fondano i loro elementi su tre caratteristiche, quali la conoscenza, il focus e l'azione. La conoscenza ci si riferisce più che altro a un passaggio di informazioni. Ci si focalizza su alcuni elementi. Nella consulenza di processo è lo studente che diventa problem solver di se stesso e questo lo può fare grazie al prof, al mentor ambassador e allo psicologo, per poi optare per un piano di azione che permette allo studente di capire effettivamente quella che è la propria rotta, scoprendo chi è e cosa vuole diventare. A chi la E a chi le regaliamo? regaliamo? La regaliamo a tutti coloro i quali acquistano la polo o lo shopping bag di Master Europei. Infatti ci sono varie offerte, qui potete trovare vari elementi. Ok, vi ricordiamo che le ore accademiche sono qui 45 minuti, di iscrivervi al gruppo Facebook dove troverete anche il link di Framora per vedere i suoi video. In maniera sintetica andiamo ai titoli di coda con le accommodation, vero Sabrina? Sì, vero. Come sapete, è ancora possibile fare l'upgrade per l'accommodation, in particolare per chi ha deciso di arrivare a Varsavia con qualche giorno d'anticipo. Quindi c'è la possibilità di alloggiare già nella struttura in cui poi starete nel mese o nei mesi successivi, sia a Varsavia che a Wrocław. Quindi dal 21 al 31 agosto è possibile prenotare la standard al costo di 25 euro al giorno, per 10 giorni 250 euro, la superior solo a Varsavia perché non è presente la superior a Wrocław a 30 euro al giorno, 10 giorni 300 euro,
10 giorni, 2 persone, 150 euro a testa. La Junior Suite sia a Brozza che a Varsavia, 35 euro al giorno, 10 giorni, 350 euro, 10 giorni, 2 persone, 175 euro a testa. Quindi sono prezzi davvero molto vantaggiosi. L'offerta era valida inizialmente fino al 15 di maggio, ora l'abbiamo prolungata fino al 7 di giugno. Quindi se vi servisse il link per poter fare già il pagamento delle prime 25 euro non rimborsabili, potete chiederlo senza problemi. Il saldo, la restante parte, potete pagarla una volta arrivati nella struttura. Per quanto riguarda Vrocia, alloggerete nell'appart hotel Invite. Anche qui ogni studente avrà un posto in una camera doppia. Ma ci sono ovviamente persone che preferiscono non dividere gli spazi con altri studenti o perché vogliono più privacy, preferiscono studiare da soli o vogliono ospitare qualcuno della famiglia o chiunque sia. Quindi in quel caso c'è la possibilità ancora di fare l'upgrade in monolocale. Il costo dell'upgrade del monolocale è di 450 euro per 2 mesi. Ovviamente, essendoci lo spostamento da Vrozza a Varsavia nel secondo mese, l'upgrade vale anche per quando andate poi a Varsavia nel secondo mese. Avrete comunque l'uso della singola. A Varsavia si alloggia nel Varsavia Appartamenti, che è quello che vedete qui in foto. Anche in questo caso ogni studente ha un posto nella Junior Suite, quindi la doppia, in cui c'è sia il divano letto che la camera con del letto matrimoniale. Quindi ogni studente può decidere se stare un mese o comunque decide ogni studente cose come dividersi. Anche in questo caso c'è la possibilità di fare un upgrade e stare in singola, stare nel monolocale da soli. In questo caso è quello più gettonato, è il monolocale standard, sempre al costo di 450 euro per 2 mesi, quindi 225 euro al mese. Ok, abbiamo finito e con Lucia andiamo alla parte finale del Q&A, quindi questions and answer, che noi come massa frase diremo le domande e le risposte. Esattamente, esattamente. Quindi ragazzi, adesso è il vostro momento. Al solito vi ricordo che avete la possibilità di scrivere la domanda appunto per iscritto, scusate il gioco di parole, oppure alzare la mano e vi libero, spero di riuscirci, il microfono. Allora, vediamo per il momento se ci sono domande scritte. Allora, abbiamo qui, apriamo tutto. Allora, io vedo una mano alzata di Giovanna, la vedo alzata da un po', quindi Giovanna, ti libero il microfono se vuoi dirci qualcosa o Mercati. se sì, o se è un errore, insomma, avvisaci. Ciao Giovanna, benvenuta. Forse sono io che non ci riesco. Sabrina, puoi aiutarmi? Ecco, Giovanna, forse ci senti adesso? Mi sentite? Sì, ciao Ciao, Giovanna. benvenuta. Salve, purtroppo è stato un errore involontario perché stavo camminando mentre vi ascoltavo e mi è partita la mano, non so neanche... però ne approfitto per salutarvi. Grazie, Giovanna. Hai visto Framora? Ti è incuriosito il suo canale per conoscere la Polonia? In verità, professore, avevamo i video, ci sono capitati già nel gruppo di inglese, stavamo un po' vedendo dei video da soli e ci siamo già imbattuti nei suoi video, quindi avevamo anche visto già qualcosa, tipo i 7 motivi per cui trasferirsi a Varsavia, avevo già visionato, insomma. Ti aveva già Mi sono piaciuti, infatti. Ora ne sporna altri, quindi segnatevi il suo sito, magari vi iscrivete pure il suo canale, così gli fa pure piacere. Visto... E tu che master stai? Sempre risorse umane. Ah, risorse Comunque non vedo l'ora umane. di vedere Danzica. Ah, vedi?
mi stuzzica molto. Poi sul mare, quindi Eh sì. amo il mare, insomma. Bella, È turistica anche parecchio, mi hanno riferito. Danzica, è bella. Sì. Vabbè, Sopot è proprio una sorta di Rimini. Cioè, piano. Il motto è Sopot never sleep, Sopot non dorme mai. Sì, fanno pure i piccoli. Ah, Senti, ma hai ok. fatto il test livello 1, livello 2? Non ancora. Infatti ho preso, ho recuperato il link, non l'avevo fatto. Siamo curiosi di sapere, hai sentito, quindi facciamo due slot per presentare la cultura aziendale e poi il livello 1. A Taranto facciamo il Sì. livello 2 e poi dovrai scegliere se fare il corso di livello 1 o livello 2, quello che più ti aggrada, che faremo dal Sì, 4 ho all'8 sentito. a Bologna. E a seconda del corso che Io scegli nella. sarà anche un esame differente, ok? Ok. Io nella Uno sezione è. strategica ero. Mi scusi se interrompo, ero uscita comunque 1,5, tipo, durante la sessione era uscito questo risultato. Quindi a metà strada, ora vedremo. Quindi l'hai fatto l'esame. Il test. La sessione strategica. Sì, ma voglio dire, ma se sei uscita 1,5. Ah, abbiamo Oh, ipotizzato che devi essere un e sì, mezzo. ipotesi, esatto. Eh Va sì, e bene, ora lo e farò, insomma. vedi un po' che cosa esce. Va bene. Ora che hanno aperto le gabbie, Giovanna, stai viaggiando di più, stai uscendo di più. Weekend, sì, diciamo, sono tornata alla normalità, quindi nel weekend qualche uscita, sa, trekking con gli amici, questo mi fa piacere. Ad ora a livello sociale non sono proprio intornata nella normalità, perché insomma un po' vedere la gente ammassata mi fa impressione, Ah, ma quindi infatti non. Cristiano diceva che soprattutto l'HR la frequenza è ancora molto alta. Sì. Hai visto la lezione della professoressa Giancaspro? Sì, mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto. È preparata, chiara, ci ha dato tanto materiale, bravissima, davvero. Infatti non vedo l'ora di seguire la prossima. Ok, è la prossima, visto che è la prossima Sì, settimana. venerdì prossimo, sì. Ok, ciao Giovanna. Ok. Ciao Giovanna. Grazie a tutti, ciao ciao, un saluto. Ciao. Ciao. Ok, vedo un'altra mano alzata della nostra mitica Emanuela. Spero di riuscire a liberarti il microfono. Vediamo un po'. Buonasera, Ciao grazie. Emanuela. Ciao, Iosca. Ciao. Ciao. Vorrei fare una domanda che riguarda la Polonia, però è più personale. Posso, prof? Approfitto che del webinar sulla Polonia. Senti, se mi vuoi chiedere come sono i ragazzi in Polonia, devi chiedere un po' le persone. No, 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 sono più seriosa. Le ragazze dicono che sono carine, i ragazzi non lo so, vediamo. Immagino saranno biondi. Anche tu sei mezzo polacco, però, quindi. Sì, ma un giudizio sui ragazzi magari lo può dare Lucia, Sabrina, capì? Laura, che hanno conosciuto. Che le abbiamo conosciute. Niente, prof, io avevo già parlato con Paola, gliel'avevo chiesto, però vorrei chiedere a lei, visto che comunque lei, diciamo, è il capo, è il boss, no? Dell'organizzazione. Io avrei un concorso da fare a Roma il 24 settembre. Un concorso in Banca d'Italia. Sono combattuta se fare i biglietti per andare oppure no, perché viene di venerdì, dovrei partire il giovedì, dormire. Parti giovedì e poi ritorni domenica. Cioè, dovrei saltare, penso, la lezione sia di giovedì che di venerdì. Ma non è detto, perché ancora dobbiamo fare, può essere pure che ne salti una sola. E comunque tieni conto che noi abbiamo promesso la didattica mista, per cui pur stando a Roma ti puoi vedere la lezione, non te la perdi. Anche in differita. Sì, anche in Sì. differita.
Perché dovrei fare i biglietti a breve ed ero combattuta se provarlo o no, perché sarebbe la seconda volta che lo provo. Quindi sono occasioni, no, che non capitano sempre. Esce ogni 3-4 anni sto concorso. In Banca d'Italia c'è molta concorrenza, comunque vai con l'entusiasmo giusto e vediamo che cosa succede. Tanto comunque i tempi sono lunghi, sarebbe lo scritto, poi eventualmente l'orale se ci arrivo, quindi sono tempi lunghi. Magari ti prendono la BCE, chi lo sa. Sì. Guardando praticamente i voli, tu hai detto che il concorso è il 24, giusto? Sì, io avevo visto tutti i voli possibili e immaginabili, solo che il problema è che ho lo slot delle 9:30 di venerdì. Quindi aerei che mi arrivino a Fiumicino, che è là vicino, prima delle 9:30 non c'è nessuno. Dovrei dormire il giorno prima. Esatto. Non parti il giorno prima, così ti riposi e fai la prova. E Che il poi volo il 20 ripartire. ne stanno Ne tanti di stanno voli, tanti, sicuro. sono questi tutti i giorni, voi, tutti i giorni. Sì, dovrei tornare poi il Comunque, Emanuela, venerdì ti sera. ricordo. Esatto, comunque ti ricordo che le nostre lezioni sono divise in blocchi, quindi è probabile che non ci sarà lezione quel giorno o al massimo, come ha detto il professore, ne perderai una o due, quindi il calendario dobbiamo ancora stilarlo, però in ogni caso se sei... Diversamente dagli anni scorsi, noi le riprendiamo le lezioni, quindi il ragazzo se le ritrova. Le ritrovi benissimo, le puoi seguire, quindi puoi essere veramente tranquilla e andare senza sensi di colpa e affrontare, insomma, il concorso, assolutamente. Va bene, volevo solo capire un po' per la parte organizzativa, perché affrontare anche i voli mi scoccia, però se posso, provo. Provo. Vabbè, intanto prenditi il biglietto per il 23 mattino pomeriggio, un alberghetto a Roma e poi il primo volo che puoi prendere venerdì pomeriggio sera. Il problema è che ho visto già, arriverei praticamente a Varsavia la sera tardi, quindi perché quello per Breslavia costa assai. Quindi vabbè, poi per il ritorno mi organizzo un attimo, al limite torno Molto sabato. possibile che i prezzi varino, eh? Certe volte quando è troppo lontano la data mettono i prezzi più alti e poi vanno a scendere perché uno vede il prezzo alto e dice ma no, aumenterà di più. In realtà è soltanto un trucco per fartelo prendere subito ad alto costo. Vabbè, ok, grazie per la disponibilità. Ci penso. Ok, Ok. grazie, Va buona bene. serata. Ciao, a Buona serata, presto. ciao. Allora, prof, io al momento non vedo mani alzate. Abbiamo un commento di Cristian. Mani alzate verso te, Lucia. Vedo un commento di Cristian che diceva quando c'era Framora: io già seguo Framora su YouTube, ho visto due suoi video, 5 motivi per cui si vive meglio in Polonia e Natale a Varsavia, contenuti davvero belli e interessanti. Magari riportiamo questo commento a Framora direttamente, sarà sicuramente contento. Sempre festa, pace, sempre Natale e a Varsavia. Potremmo farci pure Un un nuovo nuovo. alla Sì. massa Ok, frese. ragazzi, allora, come dice Giulio, 30 secondi, ultimo giro per le 30, domande. 29, 27, 26, 24, 25, 23, 20, 21, 22, 31. 19. Il countdown va avanti e quindi ragazzi andate a vedere il canale di Framora, alcuni li hanno visto, altri lo potrebbero vedere, poi buttiamo il nostro webinar su YouTube in maniera tale che sempre più persone co possano conoscere la Polonia, quanto è bella, i suoi vantaggi, perché è bello lavorare qui, che qualità della vita c'è, che costo della vita c'è. Qual è la valuta, quali sono i valori di sicurezza, di tranquillità che offre. È veramente una nazione tutta da scoprire, vero Lucia?
Assolutamente, ragazzi, sarete estasiati dalla Polonia. Io ci sono andata per caso con Master Europei, quando insomma non lo conosceva quasi nessuno, non conosceva quasi nessuno la Polonia e mi sono innamorata della Polonia. Ho vissuto lì, come qualcuno già sa, vi ho raccontato la mia storia per 1 anno e mezzo, quindi si porta sempre nel cuore, manca tanto quando si è distanti. E sono scaduti 30 secondi, per cui senza domande ci avviamo ai titoli di coda. Vero Lucia? Perfetto, prof. Allora ragazzi, vi diamo appuntamento al prossimo webinar il 10 di giugno. Mi raccomando, anche se c'è il via libera, seguite sempre le lezioni perché comunque avete la possibilità di partecipare attivamente e interagire con i docenti. E nulla, alla prossima. Ciao Ciao ragazzi. ciao! Ciao prof.